Santità, dal piazzale del soccorso in Forio sull'isola d'Ischia le giunga il sentito saluto dell'Istituto Comprensivo Forio 1, diretto dalla dottoressa Chiara Conti che mi è al fianco. Il filmato che fra un poco inizierà è un quadro del lavoro La nostra Italia, che ho scritto qualche anno fa, nel quale è inserita la partenza della famiglia Bergoglio da Genova nel 1929 tra realtà storica e fantasia artistica, ed è un omaggio per lei. Il lavoro redatto e scritto dal nostro bravissimo Gaetano Maschio e rappresentato dai ragazzi sia un omaggio a lei, nella speranza di poterla vedere da vicino presto. Il nostro ufficio anagrafe è molto famoso. Qui, in un vecchio registro, quello dei matrimoni del 1907, è segnata l'unione sposale tra Giovanni Agnangelo Bergoglio e Rosa Vassallo. È sempre qui, nel registro degli atti di nascita, alla data del 2 aprile 1908, è riportato che da loro due nacque il piccolo Mario, papà di Papa Francesco. Tuttavia la famiglia tornò a vivere ad Asti nel 1918, per poi partire il 1 febbraio 1929 per l'Argentina dal porto di Genova. Ecco la setta mia, così potrà navigare tranquilla. Certo che avere un'amica come te è una vera fortuna. Non ci avrei proprio pensato a trasformare il mio cappotto in un forziere. Feci così pure per il mio povero fratello che salpò con la principessa Mafalda, ma lì quei soldi non servirono più. I sogni andarono in fumo presso le coste brasiliane. E pensare che io, Albino e Mario dovevamo partire con la stessa nave, ma non riuscimmo a vendere i nostri terreni. Fu la nostra fortuna, altrimenti saremmo morti tutti e tre. Fortuna oppure mano di Dio, chissà, vuol dire che il Signore aveva programmato diversamente per te e la tua famiglia. Speriamo che il piroscafo Giulio Cesare sia più sicuro e ci porti sani e salvi a destinazione. Noi vi accompagneremo con le nostre preghiere e vi seguiremo col pensiero. Muoviamoci, Mario, muoviti! Va avanti, Albino. Ma come va avanti? Che parto da solo. Ma che stai facendo? Perché mi rispondi così? Non ti volevo far arrabbiare. E chi ti ha detto che sto arrabbiata? E mo che fai? Ti metti a piangere. Eppure siamo stati così felici in questa casa. Ti ricordi, Albi? E come? Ma ora ci aspetta una nuova terra, né? Dove andiamo troveremo una casa ancora più bella. Andiamo, dai. Ci scordiamo niente? Mi pare di no. Eppure che mi pare ci stessimo dimenticando qualcosa. Ci sono rimaste un po' di mattonelle. Vogliamo portarci pure quelle? Andiamo, dai. E mo che usciamo, ridi. Non ti far vedere dagli altri con quel broncio. Mica andiamo a un funerale. Andiamo in America. Che vuoi ridere? Io ho una pena nel cuore. Su, ridi. Albino, mi raccomando, non ti dimenticare di noi. Ah, mandaci qualcosa di soldi. Noi restiamo qui, poverelli. Scrivi e facci sapere come vi trovate nel nuovo paese. Così magari veniamo pure noi. Rosa, portati sta piantina, ci ho messo anche il terriccio del nostro orticello, né? È terra d'Italia. Grazie, amica mia, non ti dimenticare in me nelle tue preghiere. Spero di ritornare un giorno. Mario, fatti onore, te sei giovane, hai il futuro davanti a te. Perché sei così triste? Andiamo su, che il bastimento non aspetta e Dio solo sa cosa ci è voluto per preparare i documenti d'imbarco. Così.
Aspetta, pensavo di non divertirti più. Mario, siamo cresciuti insieme, ma ora devi seguire il tuo destino. Ricordati che l'uomo propone e Dio dispone. Ma io volevo rimanere qui in Italia. Non è grossa, non è pesante, la valigia dell'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio, per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane e un frutto, e questo è tutto. Ma il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva a partire, oltre il mare non vuol venire. Lui resta, fedele come un cane, nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo, proprio lassù, tra un po' l'orizzonte non si vedrà più. No Mario, parti tranquillo, va verso il tuo futuro, affidati al Signore, Lui avrà pensato già a tutto. Prega come sempre abbiamo fatto nella nostra chiesetta e quando incontrerai la persona giusta, sii per lei quello che avresti voluto essere per me. Mario, forza, non c'è più tempo da perdere! Siamo pronti per salpare, i soliti ritardatari. Leale Francesco? Della Fonte Concetta? Esposito Carmela? Esposito Carmela? Signora, ha la possibilità di rispondere? Scusate, fuori parla Jess, mi sono scordata di rispondere. Presente. Aspetta. Ciotola Genoveffa? Presente. Bergoglio Giovanni Angelo? Bergoglio Giovanni Angelo? Albino, sei tu? Presente, sono io. Come lei? Io ho detto Bergoglio Giovanni Angelo e la signora l'ha chiamato Albino. Ma una volta in silenzio, no? Sa, è un'usanza delle nostre parti. Io mi chiamo Giovanni Angelo, ma in famiglia mi hanno sempre chiamato Albino. A me questa cosa sembra un po' strana, ma comunque approfondiremo. Non vorrei fosse un clandestino. Per ora andiamo avanti. Vassallo Rosa? Presente. Fatto. Bergoglio Mario? Presente. Signore Gesù, affido a te questo viaggio e i progetti che posso sulla nostra famiglia. Giardinetto e ora impiccante con cantino vino a branda attaccato a rebe a questo letto per dargli una schiena sei a mattina ma un figlio che diceva non che pensa a Zena cosa ti credo tu. Mario fu ascoltata. Nei progetti di Dio c'era l'incontro tra Mario Bergoglio
e Regina Tivoli. E dal loro amore sarebbe nato York e Mario, che 88 anni dopo sarebbe tornato lì, sul porto di Genova, a cantare la canzone ai suoi nonni, vestito di bianco.